Allora, vi presento il sistema di rilevamento di temperatura corporea tramite termocamera. Il sistema si compone ovviamente di una termocamera e di un corpo di riferimento che serve per la calibrazione. E fino a qui non c'è niente di speciale, ci sono migliaia di prodotti equivalenti sul mercato. Il magico comincia dietro. Questo sistema si basa su algoritmi militari. Cosa significa? L'azienda, la mia azienda, ha sviluppato questo sistema per riconoscere sonde termiche sospette, soprattutto nell'antidrone. Abbiamo applicato questi algoritmi al corpo umano, andando a creare una struttura che non solo riconosce la fisionomia umana e quindi non va a fare le misurazioni su animali o su altri elementi caldi, ma della fisionomia umana riconosce il viso, va a vedere quale parte del viso è scoperta, quindi anche se una persona indossa la mascherina o ha un casco di motociclista in testa, basta che ci sia un punto scoperto, riconosce se il viso è orientato correttamente, per cui un esempio misura se uno è girato di spalle, eccetera, e trovando il punto del viso scoperto esegue una misura precisa con 0,1 punto gradi di precisione. Perché 0,1 gradi di precisione? Un'altra cosa unica che non è nessun altro sistema al mondo oggi in commercio è il fatto che il sistema si autotara con, diciamo, calcolando sulla base del rilevamento dell'umidità e della temperatura esattamente il gradiente termico perfetto. La differenza tra questi e altri sistemi è quindi non solo la precisione militare, ma la sofisticazione dell'algoritmo che c'è dietro, al punto che è in grado di riconoscere la fisionomia dello scheletro della persona, non il volto, per cui non infrange la privacy, ma riconosce la struttura dello scheletro e la postura. Ogni persona ha una postura differente. Quindi attraverso dei plugin è in grado anche di eseguire il conteggio delle persone, evitando che la stessa persona venga contata due volte. In realtà questo sistema può essere messo in rete e supportare fino a 32 videocamere, che possono lavorare insieme come se fosse una videocamera sola. Che cosa significa? Significa che se io ho una persona che viene identificata sospetta, questa può essere taggata e il sistema la segue, la monitorizza per tutto il percorso che fa. Quindi possiamo andare a identificare dove è entrata, dove è uscita e quindi andarla a bloccare, per esempio, se presenta dei comportamenti.